Benvenuti sulla Gazzetta MMA, canale in italiano che vi aggiorna sugli sport da combattimento. Ragazzi, conclusa UFC Fight Night, Dern contro Rodriguez, una card che non mi ha fatto entusiasmare, sinceramente, anche vedendo poi quello che ci sarà verso la fine di questo mese. Non perdetevi, ragazzi, la card del 30 ottobre perché sarà scoppiettante. Tuttavia, l'ho ritenuta più interessante rispetto a quella di settimana scorsa e, se vi interessa, potete trovare il commento della card di settimana scorsa nel canale. Ho creato una playlist proprio per voi nella quale aggiungerò i commenti a tutte le card che verranno disputate da adesso in poi praticamente. Quindi, per quanto riguarda la main card, come vi ho detto, non ci sono nomi davvero eclatanti, però abbiamo potuto vedere la vittoria di Chris Gutierrez contro Felipe Colares, una vittoria per split decision al termine del terzo round. Poi Sabina Maso, che è andata a perdere contro Mariya Agapova nel terzo round per sottomissione. Poi abbiamo visto Elliot andare a perdere con Nicolau per decisione unanime al termine del terzo round. Abbiamo visto Brown andare a vincere con Godden per decisione unanime al termine del terzo round. E poi abbiamo visto la sconfitta di Mackenzie Dern, che era data come favorita, e la vittoria di Marina Rodriguez proprio nel main event della serata. Allora, una Rodriguez che, come vi ho detto, era partita come sfavorita, che però ha portato la sua striscia di vittorie consecutive grazie alla vittoria di ieri sera a ben 3. Invece abbiamo visto una Dern che ha interrotto la sua striscia di ben 4 vittorie consecutive, andando a perdere ieri sera, anche se era considerata, diciamo, la probabile vincente. Un match, sinceramente, che non è stato male, perché comunque sì, è stato abbastanza interessante, ma che ha visto una vittoria proprio per decisione unanime e molto concreta da parte di Marina Rodriguez, che è riuscita a impostare il suo game plan in piedi praticamente, portando ben 148 colpi in totale in questi 5 round, con una precisione davvero davvero interessante. Infatti ha portato ben 144 colpi significativi. Dall'altra parte abbiamo una Mackenzie Dern che in piedi ha fatto fatica, ma questo già lo sapevamo. Ha portato 80 colpi nell'arco di 5 round, di questi 80 colpi solo 49 significativi, ed è riuscita a portarsi a casa un takedown su ben 8 tentati. Ragazzi, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, lasciare un bel pollicione in alto per il video e soprattutto di andare a controllare la playlist nella quale ci sono i commenti a tutte le card della UFC. La trovate proprio nel canale. Quindi la Rodriguez ha arginato l'abilità della Dern nel gioco da terra, non le ha concesso di poter sfruttare la sua arma migliore, perché comunque sappiamo che è una grappler davvero di altissimo livello, e sappiamo anche che nonostante abbia fatto dei miglioramenti in piedi, la Dern è pericolosa soprattutto a terra. Quindi, avendo arginato questa sua possibilità di lavorare da terra, essendo riuscita ad arginare i takedown portati dalla Dern, la Rodriguez ha seguito un game plan molto solido, molto intelligente, che le ha permesso di mostrare le sue abilità nello striking e che poi l'ha portata per decisione unanime a una vittoria sinceramente molto molto meritata. Dispiace, come vi ho detto, per la Dern, perché era in rampa di lancio, 4 vittorie consecutive, stava scalando la classifica, una delle migliori, se non la miglior grappler della categoria, che però, come detto, non riuscendo a utilizzare la sua arma migliore, è stata un po' in balia della sua avversaria in piedi. Quindi, tutto sommato, vi ritengo una vittoria meritata da parte della Rodriguez. Sono curioso di vedere come la Dern si riprenderà da questa sconfitta, ma soprattutto, ragazzi, sono curioso di vedere chi sarà il prossimo avversario della Rodriguez, perché a questo punto le cose si incominciano a fare interessanti pure per la brasiliana. Detto questo, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa card. È stata una card, secondo voi, un po' più entusiasmante di quella di settimana scorsa? Per quanto mi riguarda, sì. Considerate i verdetti dei giudici corretti, quindi anche voi avreste dato la vittoria alla Rodriguez, e soprattutto cosa pensate che si possa muovere nella categoria in seguito a questo incontro. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!